Un nuovo brand interessato a subentrare al posto di Movieland nella gestione del cinema all'interno del centro commerciale Megalò ci sarebbe. E quanto ha spiegato a TV6 il neo direttore di Megalò, Pietro Mauro. Una notizia che lascia ben sperare all'indomani delle lettere di licenziamento ricevute dai 10 dipendenti del cinema, l'unico attivo a Chieti. Anche il Movieland di Chieti infatti fa parte di quella schiera di sale cinematografiche italiane che hanno chiuso i battenti per lo stato di crisi causato dall'emergenza Covid. Una crisi che ha costretto la società Mega Cinema SRL a risolvere il rapporto di lavoro con i 10 dipendenti che dal 2 maggio, ironia della sorte, all'indomani del giorno della festa dei lavoratori, saranno senza lavoro. L'ultima proiezione sarà dunque quella del 30 aprile, ma se è vero che il gestore Movieland ha interrotto il rapporto di locazione con il centro commerciale Megalò, è anche vero che si prepara una fase di riqualificazione e riposizionamento del Megastore di Chieti. Come fa sapere il direttore, oltre all'ingresso del brand Primark, nota catena di abbigliamento e accessori low cost, c'è l'interesse reale di un noto brand del cinema che dovrebbe prendere in gestione le 9 sale del Cinema Teatino. Assessore Pantalone, all'indomani di queste 10 lettere di licenziamento che sono pervenute ai dipendenti della Movieland, cosa ci si aspetta per il futuro del centro commerciale Megalò? Ci auguriamo che ci sia un nuovo gruppo pronto a subentrare, perché il multisala di Megalò non è soltanto il multisala del centro commerciale, ma il multisala della nostra città. In termini di rilancio anche di quelli che sono di quello che è il cinema come concetto esteso, come amministrazione stiamo facendo molto. Col collega De Cesare abbiamo inserito all'interno del progetto Rigeneriamo Teate anche una riqualificazione del supercinema. È indubbio che tutto questo deve coesistere con quello che è il multisala della città, e quindi ci auguriamo appunto che ci sia un nuovo ingresso, che ci sia un subentro, che ci sia un nuovo gruppo interessato a portare avanti quelle 9 sale che tanto hanno dato non soltanto alla nostra città ma a tutta la regione.